L'impressione è che abbia Ferrara cominciato addirittura forse un po' a apprezzare questa piccola invasione pacifica che per 3 giorni trasforma e colora di giallo la città. Il direttore d'internazionale Giovanni De Mauro sintetizza così, con una sorta di piccola vittoria psicologica sul campo, la decima edizione del Festival Internazionale Ferrara, conclusasi, dopo 3 giorni di incontri, dibattiti e spettacoli, domenica 2 ottobre. Un evento che ha fatto registrare 71.000 presenze, in linea con i numeri dell'edizione 2015, e che ha portato una città estense oltre 240 ospiti da tutto il mondo. Sempre molto sorprendente per noi ritrovarci qui e incontrare questa folla di lettrici e lettori che vengono da tutta Italia, appassionati, interessati, che fanno la coda di ore per incontri in cui ci si occupa quasi sempre di grandi temi di politica internazionale. Sempre sorprendente fin dalla prima edizione, insomma, no? Intanto incontrare i nostri lettori e poi scoprirli sempre così interessati, appunto, e appassionati. So, to Anna Politkovskaya, to Giulio Regini, and to the countless unnamed heroes, not victims, but heroes, let us all recommit to continuing our fight for the truth. Thank you very much. Nel corso della 3 giorni, apertasi con l'intervento dei genitori di Giulio Regeni alla cerimonia di consegna del premio Anna Politkovskaya a un reporter egiziano, si è parlato di migrazione e diritti civili, di elezioni americane e terrorismo jihadista, di cinema e di fotografia. E proprio un fotografo come Rocco Rorandelli ci ha raccontato cosa significa per un reporter prendere parte al festival. Avere un confronto con il pubblico, con gli esperti, con dei giornalisti, chiaramente è un momento bellissimo perché ti permette di confrontarti tecnicamente a livello di maturazione, ma anche personalmente. La decima edizione di Internazionale Ferrara dunque chiude i battenti. L'attenzione si sposta ora sul futuro. Noi siamo contenti di essere qui e vorremmo tornarci se il sindaco e la città lo vuole e quindi andare avanti a fare quello che abbiamo fatto finora.